Allora, io mi chiamo Piana Guerrino, sono di Fornero. Io sono nato il 18 dicembre del 35, perciò sono passati 73 anni, via. Ne manca 6 mesi per il 74. Solo ho avuto che da giovane, quando andavo ancora a scuola a Fornero, io avevo la passione di emigrare, di andare, di camminare, a stare qua e mi sentivo chiuso. Morale che dopo sistemato il periodo del militare, sono andato in Germania, guarda caso proprio nella Foresta Nera dove lavorano il legno. E lì ho fatto 9 anni e 7 mesi. E lì mi sono specializzato un pochino anche nella scultura. Però la torneria era proprio quella dei nostri vecchi, perché i Piana, noi siamo Piana di cognome, siamo probabilmente il cognome più numeroso della nuova provincia del VCO. I Piana sono venuti in Vallestrona, a Fornero, che è il mio paese, sono venuti dal 1300 al 1400 e infatti erano una ventina, probabilmente briganti spagnoli, perché a quell'epoca i Piana, sopra la N c'era la cediglia Piagna, che questi Piagna ci sono ancora a Cagliari e a Ventimiglia andrà su verso la Francia, verso la Spagna. E in Vallestrona, che era lontanissima, pensa che i mandamenti, i tribunali, quel che era, c'era il questore, era a Cannero. Dopo Cannero cosa c'è? Cannobbio, Cannobbio. Perciò era lontano, le gendarmerie erano lontane, qua questi briganti spagnoli Piana hanno cominciato a lavorare il legno tornito, appunto con questi torni qua, prima aperti, che poi a ruota, poi con l'acqua. Fra l'altro hanno chiamato Piana la prima frazione dove loro hanno cominciato a lavorare, giù a Piana, adesso si chiama Piana di Fornero, già più di 150 anni. E poi sono andati a Fornero, hanno comprato il terreno del comune di Quarna e hanno sfruttato la Valfoglia, che c'è l'acqua per poter far girare le ruote, e hanno inserito 7 bei laboratori, che tutti i giovani e gli uomini della Valfoglia lavoravano tutti quei mulini lì. Pastorizia, capre, pecore e un po' di artigianato. Io ho avuto la fortuna di cominciare appunto 40 anni fa a racimolare queste cose. E l'anno scorso siamo andati con la regione Piemonte a vedere appunto quei 7 laboratori là e sono tutti distrutti, non sono neanche più recuperabili. Perciò mi dispiace che qui questa roba dovrebbe restare qua, però io ho quasi 75 anni, andremo giù con i figli perché i miei figli lavorano a Omegna e Intra e abitano giù. E qua a chi va questa roba? Mi dispiace, io ci sarebbe in Germania dove lavoravo io, che c'è Hagen, è una piccola valle di 3 chilometri che è tutto un museo. E sono stati 4 armi che hanno detto che non c'è nessun problema, loro vengono con un camion, una giornata si carica tutto e va via tutto. Mi dispiace, dovrei trovare un paese che si interessa anche qua, non è che sia il museo egizio che tutto viene da giù. Io ho delle cose dell'Ossola, io ho delle cose del Possaccio giù a Intra, dei torni, che c'era un laboratorio prima del ponte di ferro là del Possaccio, c'era un laboratorio e lavoravano i Piana della Valstrona, e io ho dei pezzi di torni antichi qua nel mio collo che vengono di lì, c'ho pezzi della Valsesia, artigiani che andavano là a lavorare, poi tornavano a casa e portavano a casa le parti più interessanti dei torni che usavano. È il primo sistema per tornire il legno in Vallestrona, questo qua lo tenevano nelle stalle e alla sera dopo aver sistemato le mucche e tutto quel che può essere facevano un po' di manici che le donne portavano al mercato il giovedì per le ferramente a Omegna, che c'era necessità di manici perché
tutte le lime, i triangoli, i cacciaviti, le lesne dei calzolai e così arrivavano tutti senza manico. E allora le ferramenta avevano bisogno di manici da lima, si chiamavano. E si chiama il tornio a pertica, perché c'è questa pertica qua. Questo qua. C'era l'acqua là che faceva girare il tornio. Per fare questa cosa fatta così, che erano poi le cose per le botti, le spine del vino, si faceva un profilo che si chiama il sciablone. Qua c'è l'utensile che taglia, una vite molto importante per tenere le altezze, e qua facendo questo movimento si tagliava e venivano fuori pezzi uguali al sciablone. È stato il primo sistema a coppia per poter fare le cose tutte uguali. Allora, come vedete qua ci sono, questo per esempio è un buratto, che burattavano i manici così, qui ci sono i torni, ci sono gli utensili così. E perché ci sono queste sculture? Queste sculture le ho fatte io per ricordare quelli che lavoravano con questi mezzi qua. Io quelli che lavoravano a questi torni di 60 anni fa, io me li ricordo. E c'era Francesco, c'era Giovanni, c'era Luigi, e io me li sono fatti tutti. Questi qua sono tutti i poveracci che lavoravano proprio per vivere, usavano questi torni, non adesso per vedere come facevano. Questo qua era Giovanni, questo qua era Francesco, questo qua era molto in gamba, si chiamava Giovanni, veniva giù da mio nonno Luigi, e ho voluto, io me li ricordo, li ho visti da lavorare questa gente, e allora me li sono fatti un po' così, tanto per ricordarmeli. Queste sono le cose che usavano, tutte le famiglie avevano queste cose, i falegnami, ma anche in casa, in tutte le famiglie c'erano queste cose. Ne ho di quelle un po' strane. Per esempio, questo qua non è una corona di un re, eh? Questa qua, chi ha la mia età più o meno, era, essendo i pali della luce della corrente elettrica rotondi, mettevano su a una certa altezza questo ferro qua, che i bambini non andassero su per toccare i fili, perché con dentro la corrente era pericoloso. Allora, questo qua per esempio è una tagliola per prendere le volpi, questo qua è un'altra cosa da cancellare dalla... Questi per esempio erano quelli per andare su sui pali, li mettevano attaccati alle scarpe e andavano su sui pali. Questo era le carucole, questa era la cosa del calzolaio. Questi qua erano gli interni delle scarpe, per mettere i tacchi, per mettere le cose, ce l'aveva lì il calzolaio e inchiodava le cose. Allora, questo qua si prendevano le castagne dentro nel riccio e poi con un martello di legno lì fatto a paletta si spaccava il riccio. E c'è in giro anche quello, ma dov'è non lo so. E poi un po' di tutto. Questo era un martello del calzolaio. Questo qua, questa era una sega per fare le tavole nei boschi. Tagliavano le cose nei boschi. Queste qua erano gli strenciur che usavano i falegnami per stringere. Poi cosa c'è? Queste qua sono tutte le scuri che usavano appunto nei boschi. Questa è una bella mucca, questa qua, e questo qua, ecco, questo qua era abbastanza strano. I poveri artigiani, non so se vedete che ci sono questi dentini qua, questo qua era un rigarolo, questo qua, quando giravano i pezzi che dovevano fare dentro certe lavorazioni a mano, lo poggiavano contro il pezzo che girava, quindi era già cilindrico, e gli segnava i punti dove usarlo. Questi qua, questi sono tutti per mandare giù i tronchi dalle teleferiche, questi sono i piallini dei falegnami, questi per fare i buchi, usavano questi modelli qua, il girabecchino, questa è la tinivella, infatti a Strona
essendo questa la Tinivella, a Strona c'era un'officina che facevano appunto questi ferri qua, le falci, le scuri, tutte le cose. Un signore che era bravissimo a fare queste cose per fare i buchi, e questa si chiamava la Tinivella, quella è diventato il Tinivela. Ed era famoso perché se le faceva lui le cose le faceva bene, era molto bravo. Questa è strana, penso di averla solo io in Vallestrona questa qua. Questa la usavano, allora, io non l'ho mai vista usare questa qua, perché questa qua bisognava, serviva per togliere la pelle delle mucche, quando attaccava sulle mucche la poverina così, per togliere la pelle, senza tagliare la pelle, che non bisognava bucarla, usavano questa qua. Chi era bravo, si può fare con tutti gli attrezzi, togliere la pelle della mucca, però questo era il pezzo originale per fare quel lavoro lì. Questa qua, il nome degli artigiani della Vallestrona, e noi dobbiamo dire quello, è inutile girarci in giro. Questa qua si chiama la capota. Perché capota? Perché questa qua era molto, la usavano solo gli anziani, questo, cioè la gente adulta, non è che era per noi ragazzi, bisognava girare in giro queste cose che erano pericolosissime. Si facevano i buchi nei legni che giravano già sul tornio, ma se non eri bravo a usarla, questa qua saltava via e guai. Allora, però noi capota, il nome originale di questo qua, sarebbe... No, non lo dico. Sarebbe e boh. Questo qua, micidiale! Questo qua, c'è una canzone che dice mazza la vecchia col flit? Ecco, questo è il flit. Quando noi eravamo sui pidocchi, a 10 anni è finita la guerra. I pidocchi noi, o ci ricercava un po' la nonna o la mamma, se no li prendevamo bene, li sentivamo sotto i polpastrelli e li tiravamo via così da sulla terra. Quando è arrivato il flit, quella polvere bianca, un odoraccio, qui si svitava, si riempiva di flit, qui va sull'aria. A Fornero, specialmente la ditta Beltrami Francesco, che adesso sono giù a Crusinallo, hanno fatto migliaia e migliaia, per non dire milioni, di queste due parti qua. Perché poi le ferramente facevano fare che sia il tubo in ferro, mettevano questo tappo e qui, zan zan, noi con la macchinetta, mio zio c'aveva due macchinette, chi pagava usava il soffrisino, era una macchinetta che faceva solo soffrire, chi non pagava c'aveva il lacrimino. Per noi che soldi non ne avevamo mai visti, fino a non so, 16-14 anni, c'era questa macchinetta pelato totale, dopo ti lavavi un po' e prima di andare fuori, due colpetti, ecco quello lì può andare. La macchinetta del flit! Erano tutte cose utili. Te pensa, per esempio, quando facevano le chiese, io ho letto un po' di libri, e ne ho ancora anche vecchi così, per fare una chiesa arrivava quelli della curia, i tecnici della curia davano le misure delle chiese, io non so bene di quella di Massiola perché hanno fatto un bel libro, Massiola dal 1500 al 1600, quei 100 anni lì, e quel signore lì che forse del Borgo Manerese spiega bene che arrivavano quando una frazione cominciava a diventare un po' grande, che aveva bisogno della chiesa e del cimitero, specialmente il cimitero, cioè dovevano portarli da Massiola fino a Luzzogno, ci sono 2 chilometri o quel che è, e allora facevano domande di avere una chiesa propria perché la frazione aumentava, e allora la curia mandava dei tecnici e gli davano poi, visto le distanze, visto tutto quel che c'era da vedere, se era per il sì, gli davano le misure per fare le chiese. Allora ci mettevano 3-4 anni perché facevano tutti quei muri a sasso, non c'era mica il cemento. Allora, mentre i muratori preparavano le mura, arrivavano già i falegnami e una gran parte venivano da Rimella, qua dietro per andare verso Varallo, che erano molto bravi. Quelli lì tagliavano, avendo la chiesa i suoi terreni, perché il prete viveva di pastorizia anche lui, non è che c'era la congrua mensile come adesso che vanno a insegnare nelle scuole, con che lei.
Allora, dovevano vivere di pastorizia, allora tagliavano le noci sui territori della Chiesa, essendo la Chiesa che faceva la Chiesa, allora li tagliavano, facevano le tavole con questa cosa qua, questa qua taglia, uno sotto e l'altro sopra, il tronco veniva messo a una certa altezza e facevano le tavole. Queste tavole venivano catastate per 3-4 anni lì a asciugare, con i suoi listelli tutto bene, che avrebbero poi adoperato quel legname lì per fare le porte, per fare i banchi, per fare le sacrestie, per fare tutti i contenitori dei vestiti dei preti dietro nel coso, là come si chiama, nel corum. Si dice corum? Io ho sentito che si chiama corum. Sì. Il corum c'è anche giù in un pozzo della Strona dove si va a fare i tuffi. Quando le acque non erano inquinate, noi che eravamo un po' bravi andavamo nel corum. Questo turno è stato fatto nei primi anni, verso il 20, da questo Martinoli Ernesto, origine di Massiola, perché i Martinoli sono origine di Massiola, e aveva il laboratorio in via Tirasegno a Domegna. Era talmente bravo questo Martinoli che i suoi apprendisti, e ogni 3 anni ne facevo 5 o 6, erano già tutti richiesti dall'Agostina, del Calderoni, dall'Alessi, così, per fare gli stampi. Avevano bisogno meccanici, ma bravi, e quelli bravi, più bravi, venivano fuori dall'Ernesto Martinoli. E l'Ernesto Martinoli veniva su a pescare in Valle Strona al sabato. La strada, cominciavano a fare la strada, c'era un po' di cantiere, non era ancora collegata, però lui veniva un po' in bicicletta fino alla canova giù del Vescovo e poi veniva dentro a piedi sabato mattina. A mezzogiorno arrivava nel Rio Freddo, nel laboratorio di mio nonno. Verso l'una arrivava, il nonno smetteva di lavorare, facevano un po' di polenta, stavano lì a chiacchierare, portava su un po' di grappa, un po' di vino, il signor Martinoli. E niente, vedendo mio nonno a lavorare con questo sistema d'acqua già a coppia, gli diceva: «Sur Luis, agalfaghimi un bel di un tornio». Ma dopo io mi da vendere la vacca, io mi da vendere i crau, io mi da vendere tutto per pagare il tour. Non si preoccupi che il tornio si vedrà poi chi lo paga. E nel 1918, nel momento della grande pestilenza che era la spagnola, a Fornero sono morte 22 persone, tutte giovani fra l'altro. E proprio in quel periodo lì è arrivato il Martinoli Ernesto a dire col nonno Luigi, giù nel fiume, lì dove c'era l'acqua che girava il tornio, a dirgli: «Sur Luis, il tornio è pronto, parla amor di Dio, si prepari», ha detto, 7 o 8 bei giovanotti come si deve, è un bel palo, perché questo tornio peserà quasi 4 quintali, che sarebbe questo qua, 3 quintali e 20 chili, e venite giù a prenderlo, va bene. Sono andati giù. Mi raccontava che era il mese di gennaio, che per far passare sullo Strona c'era una parte che era gelata, si chiama la Ciusa. Ciusa perché c'erano delle travi che chiudeva, perché andava l'acqua dove macinavano il grano a Strona, e lui doveva passare sopra l'acqua. È passato, penso, dicembre-gennaio, che era ghiacciato, l'hanno tirato sopra lì. E questo tornio qua è stata una rivoluzione. Perché poter fare 1000 pezzi al giorno, 1000, da 100 a passare a 1000, è stata una rivoluzione. Ma questo qua doveva girare un po' veloce, girando un po' veloce assorbiva molta forza della turbina lì, della ruota, e allora questo qua lavorava solo di notte, da solo. Quando andavano a casa gli altri, le donne, via, questo qua lavorava da solo e ne faceva 1000 in una notte. Tagliavano giù tutti i legni di nocciola, che noi in dialetto chiamiamo la culoria, e culoria si dice anche in spagnolo. Allora appunto tagliavano le nocciole, perché questi artigiani, quando hanno cominciato a essere una trentina i laboratori, e il giovedì le donne, oltre ai formaggini, al burro,
le trote, i funghi che portavano Omegna al mercato e comprare le cose per vivere tutta la settimana, pasta, riso, caffè, zucchero, quel che era, portavano giù i manici alle ferramente e guadagnavano di più portare giù i manici che portare giù i capretti, e allora pian piano ha mollato i capretti ed ha aumentato l'artigianato. Pensa che il legno di nocciola sui terreni comunali era libero di tagliare tutto l'anno, perché era un legno che sapevano che gli artigiani lo usavano per fare i manici. Dopo c'era il periodo di andarlo a tagliare quando la luna cresce, quando la luna cala, quelli un altro paio di maniche, ma sui terreni comunali la nocciola la potevano tagliare tutti, specialmente per uso con questo legno di nocciola. Allora questo tornio qua ha continuato a girare con l'acqua, con la forza idraulica, fino al 1955, poi gli ha messo questo motore col 380 e questo tornio qua funziona ancora benissimo. Il nonno mi diceva, che io l'ho conosciuto, il nonno Luigi, diceva che le bronzine di questo tornio sono andati a prenderli alle Reggiane, a Reggio Emilia, dove facevano le locomotive dei treni. Queste non sono a cuscinetto a sfera, sono bronzine e funziona ancora bene dopo quasi 100 anni. E anche lui c'ha le sue sagome da mettere, togli e metti quel che vuoi. Puoi fare solo cose lunghe fino a 40 cm. Adesso per esempio l'ho attrezzato a fare i manici che metto sulle forchette della Bourguignon. Qua c'è solo che da mettere il pezzo di nocciola. Qui la parte dove c'è attaccata la sgorbia che taglia, c'è una molla che la tiene ed è obbligata a copiare qua dietro. Adesso è bloccata. È bloccata e fa cilindrico, vedete? Fa cilindrico, poi si sgancia e copia. E quell'area faceva 1000 al giorno e faceva solo così, senza passare carte vetrate, perché andavano nel burattino tutta la notte con dentro dei pezzi di carta vetrata e girava per tutta la notte. Al mattino toglievano la carta vetrata e mettevano un po' di cera che in parte andavano a rubare ai cimiteri, perché era un po' la cera delle tombe, i primi. E i famosi manici qua le donne ne portavano giù, si può dire a migliaia, perché le ferramenta che poi, io ho delle documentazioni che mandavano sul treno, li mandavano a Ancona e alla Spezia, perché quelli che portavano gli utensili nelle ferramenta, senza manico, tutto era senza manico, lime, lesme, appunto come abbiamo detto, cacciavite, e allora, sapendo che li facevano in Valestrona per le ferramenta, hanno cominciato a interessarsi anche loro, e questi qua li spedivano col treno alla Spezia e a Ancona. Io ho lì le documentazioni. E lì è nato l'artigianato in serie. Prima invece, non so, San Bughetto, già prima di questi qua facevano le pale per la neve, per lavorare il latte, tutti gli attrezzi così, ma quelli non erano torniti, erano fatti a mano. La torneria ha cominciato i Piana, briganti spagnoli, i ricchi che mangiavano abbastanza tanta carne, gli veniva la fontanella, qui nel polpaccino qua, quinta il polpaccio, veniva una macchia blu e poi veniva gialla e poi veniva pus e veniva fuori il sangue, fuori a mangiare cose grasse. I magri, quelli del mio rango, fuori a mangiare fagioli e farinacci, gli veniva sul tetto, sulla testa i bambini, una crosta lattea chiamata parcium, che faceva pus e grattare, pensa te. L'unica cosa che mettevano su i bartucci, erano dei copricapo fatti in lana di pecora che messi su a contatto con quel pus e quella roba lì, lì sotto, caro mio, l'igiene chissà dov'era. Morale che quando suonavano le campane del Gloria, allora chi crede nel Padre Eterno deve sapere che al Venerdì Santo muore. Per 3 giorni non si suonano più le campane, è lutto,
sarebbe come adesso che si dice silenzio venatorio. Adesso, per i calciatori, è silenzio venatorio. Là era sì, silenzio totale. Allora, noi avevamo dei legni con attaccato un batacchio, che alle sere il prete ci dava l'ordine, ci trovavamo lì fuori dalla chiesa, andate, l'elprunkul della messa, che la messa sono tre volte, no? E bon, allora, i bambini che avevano questo problema, il parciun, l'unica medicina che c'era, sai cos'era? Quando alla domenica nasce il Cristo, gloria in excelsis Deo, l'acqua è tutta santa. Perché Pasqua c'ha 40 giorni di movimento? Perché deve andare a cercarsi la luna, che l'acqua sia buona per l'apisside, per fare il segno della croce in fondo alla chiesa. Quell'acqua lì fa viene che puzza, viene che marcia, se la prendi a gennaio, febbraio, marzo, agosto, settembre. Devi prenderla nella luna di Pasqua. Quando nasce il Cristo, gloria in eccelsis. Allora le donne, visto che l'acqua era tutta santa e medicine non ce n'era da mettere su sto parciun chiusura, allora con una scusa qualunque prendevano dietro i bambini al lavatoio. Quando sentivano, non so, il campanile di Massiola che era messo lì bene, si vede da due o tre frazioni il campanile di Massiola, che sentivano tatan, gloria in eccelsis, quando ricomincia a suonare le campane perché è nato. È risorto il Padre Eterno, se no era morto da tre giorni e c'era silenzio venatorio, lì non si faceva più rumore. Allora, nel momento che sentivano suonare le campane che l'acqua era santa, i bambini ammollo nel pozzo, che era l'acqua santa che poteva far guarire il parciun. L'Asmodeo era il marito della Ghittina, la Ghittina era una bestia, che era specialista non nei pidocchi, la moglie dei pidocchi, per fare i pidocchi bisogna essere in due, come fare i cristi, come fare tutto. Allora, il pidocchio era il maschio, la lendra, che si chiama, in italiano come si chiama? Quella che cammina e non salta, il pidocchio salta, no, la pulce che salta. La moglie del pidocchio è quella bianca piccolina. Quella lì e l'Asmodeo, nella storia, hanno fatto un figlio che è appena nato a Marmo, è scappato, non è stato lì tirare il ciociotto, è scappato la storia, è andato in quei buchi del Salmuier. Salmuier, si dice Salmuier, vuol dire una cosa bagnata, umida, infatti là sono tutte fontane. E quel lì è scappato dentro lì, è quello lì. Quando lì c'era la strada che da Piana di Fornero andava a San Bughetto, il primo passaggio era quello lì, non c'erano i ponti della Trona. Allora, se passavano delle capre e delle pecore, l'ultima, che quasi quasi era sempre nera, l'Asmodeo se la tirava dentro nella caverna e se la mangiava. Le donne dovevano stare attenti, quando buttavano il bambino nell'acqua santa là nel pozzo, stare attento perché l'Asmodeo era dentro sotto le pietre dove lavavano e si mangiavano anche i bambini.